Un altro progetto interessante è stato quello di sviluppare attraverso l'illustrazione una sindrome che abbiamo analizzato insieme al professore. Io ho rappresentato quattro sindromi differenti all'interno dello stesso lavoro. Praticamente sono partito rappresentando quattro neonati nella stessa posizione, che sembrano uguali, ma che attraverso un dettaglio che sono i capelli faccio capire che sono quattro persone differenti. Ma essendo simili comunque, nonostante hanno tutti patologie diverse, e sono tutti uguali alla stessa mania, insomma. E niente, le sindromi che ho rappresentato sono quella di Möbius, che praticamente ti impedisce di fare delle espressioni facciali, quella oligofrenica, che invece non ti permette di parlare o di esprimerti verbalmente, quella di Ramsay-Hunt tipo 2, che niente, hai delle lesioni all'interno delle orecchie, e la morte improvvisa del lattante, che è un bambino apparentemente sano all'improvviso muore. E niente, ho utilizzato quattro metodi metaforici per rappresentare queste sindrome. Allora, questa è la sindrome di Bernard Soulier e consiste in emorragie che si hanno in bocca e nell'intestino. Penso che sia una cosa abbastanza brutta, ovviamente, però se dovessi spiegarla a un bambino gliela descriverei così, perché oltre a delle emorragie c'è una scarsità di piastrine e quelle poche che ci sono gigantesche. E ho fatto questo tipo di cosa perché, non lo so, essendo giganti, probabilmente ci puoi fare tante cose, per esempio ci puoi fare colazione, e dato che io l'ho chiamata la sindrome delle piastrine che scappano, perché appunto ci sono queste emorragie continue. E quindi nella seconda immagine ho voluto far vedere queste piastrine che scappano, però non aver paura perché succede solo a volte. E comunque sia, dovrei farci l'abitudine perché sono sempre lì e continuerà a succedere, quindi ti conviene che te le fai amiche. Questa è la sindrome di Kabuki, che provoca delle malformazioni, soprattutto strabismo, comunque delle malformazioni oculari. Il nome è stato dato appunto perché ricorda i volti dei pazienti, ricordano delle maschere nel teatro giapponese. Appunto prende questo nome che è Kabuki. Allora, chi soffre di ipertimesia ha un'eccessiva memoria, quindi ricorda veramente tutto, ma proprio tutto della sua vita, di quello che gli succede. E io ho voluto rappresentare questo, cioè qualsiasi persona, oggetto, cosa che possa essere, diciamo, accaduta comunque, riguarda la persona anche solo in una giornata, quindi niente questo. La sindrome della guerra del Golfo è legata appunto soprattutto alla guerra in Iraq. I soldati, una volta che tornano, hanno dei problemi, come ad esempio forti emicrania, perdita del controllo muscolare, dolori muscolari, perdita di memoria. Io ho rappresentato la guerra appunto con questo colore rosso molto forte, come se la persona fosse completamente trasparente perché non riesce a dimenticare quello che ha vissuto. Allora, la sindrome è la sindrome mediastinica, che praticamente è una sindrome che colpisce il mediastino, che è la parte che include i polmoni, la gola e il cuore. Praticamente ci sono delle filtrazioni dentro nel mediastino che infiammano, insomma, fanno venire dei gonfiori molto grossi in questa parte. Quindi niente, praticamente, boh, insomma, rappresentato varie persone con questa sindrome che avevano la parte del collo, la parte del mediastino con delle forme particolari che magari potevano rimandare, non so,
tipo ai vestiti dei danzatori, e quindi niente, ho avviato in questo modo evidenziando la parte con il rosso. Allora, ho illustrato la sindrome delle gambe senza riposo, che praticamente è una sindrome che colpisce soprattutto gli arti inferiori, ma può anche colpire gli arti superiori e anche il tronco, però solitamente colpisce gli arti inferiori. E praticamente viene un formicolio, una scossa alle gambe, sei costretto a muoverle per alleviare il dolore, e si manifesta specialmente nelle ore notturne quando si dorme, infatti provoca anche disturbi del sonno. E ho illustrato in questo modo molto dinamico, molto istintivo, con tanti colori, perché comunque bisogna sempre stare in movimento, non fermarsi mai, per appunto evitare che venga a fermare le gambe. Io ho illustrato la sindrome di Hivemark, che è una sindrome per cui una persona nasce con gli organi non al posto giusto ma mescolati, e oppure può avere anche, non lo so, più milze, il cuore, non lo so, sulla schiena. E ho deciso di disegnare una persona, diciamo, felice di avere un casino dentro di sé, e questo è quanto. Allora, la sindrome si chiama sindrome di Prader-Willi, e le persone affette da questa sindrome soffrono spesso di obesità, sono più piccoli, di bassa statura a volte, e hanno le mani e i piedi molto piccoli. E io ho disegnato questo personaggio molto più grande degli altri, che stringe e abbraccia le altre persone. Ok, questo è il trastorno, il sindrome Peetz-Jeghers, è un trastorno di carattere ereditario, si trasmette dai genitori ai figli. La cosa che causa sono dei polipi negli intestini, e dopo una macchia di colore marrone e blu verso la bocca, lingua. E l'ho disegnato così perché è un trastorno, un sindrome che causa tanto dolore. Era difficile non farlo senza mostrare l'interno del corpo, allora per quello l'ho disegnato così, come se fosse un manifesto medico, non so. La mia sindrome si chiama meralgia parestesica, e praticamente viene negli individui maschi obesi o chi indossa indumenti stretti come cinture o pantaloni stretti, e provoca dolore e insensibilità agli stimoli. Io l'ho rappresentata con degli animali grossi, un po' grassi, che indossano indumenti stretti oppure sono costretti in degli oggetti stretti. E quindi c'è l'ippopotamo, il toro e il tricheco. Allora, la sindrome è la miopatia mitocondriale, ed è una cosa che non si vede perché è a livello di cellule, e cioè a livello di mitocondri, che sono nelle cellule e sono la fonte energetica di tutti i tessuti, che non funzionano tanto bene, quindi i tessuti non hanno sufficiente energia per mantenere il fisico. E io quindi ho disegnato una piccola centrale energetica all'interno dell'organismo con il mitocondrio che fa fatica a lavorare e quindi a riempire le batterie del nostro bambino, che perciò si fa trasportare dal Superman della situazione, che è il suo papà. Ok, questa è la sindrome dell'occhio fantasma, e ho rappresentato prima un occhio e poi il dolore, perché in questa sindrome si prova dolore nonostante la rimozione dell'occhio, perché da parte del cervello ci sono sempre questi input che fanno provare dolore, perché comunque il cervello registra sempre che esiste l'occhio, anche se in realtà non c'è più. Allora, io ho rappresentato la sindrome di EEC, è una sindrome che va a colpire le mani e i piedi, e apparentemente sembrano, in queste persone, le mani e i piedi sembrano delle chele di granchio, e quindi ho cercato di rappresentarlo positivamente rappresentando delle ballerine di flamenco che stanno ballando, quindi un'immagine di bellezza, perché anche queste persone comunque sono belle.